Due minuti con Chiara Bertola, recentemente nominata direttrice della GAM di Torino, la galleria d'arte moderna più antica d'Italia. Allora, direttrice, che cosa significa nel 2024 essere un'istituzione museale? Dunque, tutti parlano di musei che devono essere aperti, devono essere condivisi, devono andare fuori nella comunità, nella città e nel territorio. Io penso questo, senz'altro questo sarà uno dei primi movimenti che dovrà offrire la gamma, aprendosi all'esterno. Però poi deve essere anche un movimento di accensione all'interno di se stessa, con diciamo delle rivelazioni, delle tendenze, degli sguardi che sono non prevedibili, non banali, ma devono essere degli sguardi comunque sapienti che possano far crescere il pubblico che viene, far fare un'esperienza anche veramente di culturale e di crescita a chi viene a visitarla. Cosa significa lavorare nel mondo dell'arte in una città come Torino? Ma è facile. Torino è una città certamente rigorosa, sabauda, come dicono tutti, la sua geometria urbanistica, però Torino ha un'anima underground molto importante. L'anima pulsante di ricerca di Torino è stata per tutto il periodo anche storico dell'arte contemporanea molto importante. Cioè, Torino è la città dove si pensa, dove si ragiona, dove ci sono gli intellettuali, dove sono nate le ricerche più importanti degli artisti che poi hanno segnato la storia dell'arte italiana e internazionale. Quindi Torino è pronta, cioè ha dentro di sé tutta quella consistenza. Forse Torino deve adesso vedersi, cioè vedersi e mettersi insieme e avere coscienza e consapevolezza di questa potenza incredibile, questa attitudine che ha magnifica.